Onorevole Savarino, intanto il grande successo di una sala stracolma con persone che sono anche fuori. Al lavoro per la Sicilia, questa terra di quanto ha bisogno, onorevole? Tanto. Oggi non ci sono più alibi, perché il governo Schifani di centrodestra ha un governo che è in linea politicamente, quindi non ci sono più alibi come ne abbiamo avuti nella scorsa legislatura, in cui c'era un governo ostile che ci bloccava le cose. Ecco, adesso dobbiamo resettare le società statali. Perché lo merita la nostra terra. Assolutamente sì, e io lavoro per questo. Grazie onorevole. Grazie a voi. Non è facile. Non è facile, ma ci stiamo prendendo le nostre responsabilità. Non ci nascondiamo, con coraggio e determinazione, facciamo sempre quello che è l'interesse degli italiani. Abbiamo anche la tranquillità di avere 5 anni davanti e quindi faremo quello che serve per l'Italia e ovviamente anche dal governo quello che serve per questa terra. Quindi comunque prosegue il lavoro ottimo che fanno tutti i deputati e i senatori siciliani a Roma, anche per difendere questa terra, insieme ovviamente anche a tutti gli alleati, Forza Italia, la Lega, noi moderati. C'è una bella squadra che è sicuramente utile per la Sicilia e per l'Italia. Si parla di Sicilia e di lavoro. Il blocco del superbonus potrà avere delle conseguenze anche su molte aziende che in questa provincia vivono di edilizia. Il problema è stato come è stato fatto il superbonus fino ad ora. Non era sostenibile, non poteva proseguire. Quindi i danni sono dati dalla superficialità di una legge che aveva ovviamente accontentato qualcuno, ma aveva creato una serie di problemi per le casse dello Stato, per le truffe, per le difficoltà. Le banche stesse avevano fermato i finanziamenti. Quindi c'è una situazione molto difficile che deve essere risolta. Il governo si prenderà le sue responsabilità, ma intanto non si può proseguire per il futuro con gli stessi errori fatti nel passato, perché non sono sostenibili per la nazione. Ponte di Messina, quali altri obiettivi vi ponete per la Sicilia, che è una regione fondamentale? Sicuramente ci saranno investimenti importanti in tutto il, diciamo così, in tutta l'economia del mare, quindi sicuramente lavoreremo anche per aiutare la Sicilia con la ottima posizione geografica che ha, che è centrale, che è la porta d'accesso per l'Europa, e non deve essere la porta d'accesso soltanto per i clandestini, ma può essere la porta d'accesso anche per l'energia, per le risorse, per il gas, per non solo, anche il turismo, quindi è una porta d'accesso per l'Europa intera, può essere una grande risorsa da valorizzare. Noi vogliamo fare dell'Italia l'hub energetico dell'Europa e la Sicilia a questo punto di vista può rivestire un ruolo centralissimo. Di Porta Europa, in questo momento ci sono oltre 2.100 immigrati nello scorso dell'Africa, non ci arresta questo dato. Il governo sta facendo l'impossibile per anche ragionare con l'Europa del controllo esterno dei confini europei. Al tempo stesso poi dobbiamo far rispettare le regole da tutti e dobbiamo anche iniziare a stabilire il criterio di selezionare gli immigrati. Non c'è niente di umano, niente d'accogliente nel far scegliere chi può venire in Italia, trafficanti di uomini che sono quelli che gestiscono i barconi. Deve essere lo Stato a gestire l'immigrazione sostenibile e selezionare chi può venire in Italia.